Ma sono qua, ragazzi, per parlare di voi due. Ma ho capito, Mila, però voglio dire, cercate di trovare un punto d'incontro. Tra l'altro, voglio dire, ti ricordi quando lavoravamo insieme? Cioè, ho anticipato Barbara questa cosa qua. Infatti. Allora, certo. Mila è difficile, perché sai, comunque certo. Abbiamo sempre avuto... Ma quali sono i difetti di Mila? Scusami, Alex. Ma Mila, sai, il problema è che adesso non so se è cambiata, però sicuramente ha una grande personalità, una forte personalità, e comunque è molto difficile interfacciarsi. No, ma sono anche vera, quindi dico le cose subito. Sì, ma è difficile interfacciarsi con te, perché comunque... Non è vero, c'è non sempre è vero. Una, io do una, tanto, però quando vedo... Puoi sempre aver ragione... No, non è questione che vuole avere sempre ragione. Quando c'è la verità altri. È diversa. Non è vero, dai, allora, Alex. Ti ricordi cosa io ti dissi, Mila? Ok. Ascolta anche gli altri. Mirko nel suo essere... Ma Mirko non ha il carattere, cioè, non ha il carattere. Non ha il carattere Mirko. No. Chi c'è, Federico? Scusate, io vedo qui la Giulia. Non ha il carattere. Sto convocando qualcosa da mangiare, tipo al cinema. Io ho detto che c'avete un po' di pappacorno. Stavo crollando per mi hanno dato le gallette. No, davvero. Mi sembra di vedere un film. Scusa, una fermi un attimo. Aspetta Mila, dimmi Soleil. No, dicevo che probabilmente tutte queste chiacchiere le avranno già fatte prima di entrare, dato che Mila e Alex hanno fatto pace, Mirko e Alex sono migliori amici.